Okay, abbiamo visto nella volta scorsa la parabola, oggi vediamo un'altra conica importante che è l'ellisse. L'ellisse è una delle quattro coniche, due l'abbiamo già vista, ci potenza l'abbiamo già vista se non sbaglio. E è una curva, oppure un luogo geometrico, una figura geometrica meglio ancora, che ha la seguente proprietà. Se prendo due punti nel piano, due punti qualsiasi, diversi, vengono chiamati fuochi F1 ed F2, l'insieme dei punti la cui somma delle distanze da F1 e F2 è costante, quindi tale che P da F1 più P F2 è costante, dà un'ellisse. Non so se mi sono spiegato. Se sommo le due distanze, la distanza di P da F1 cambia, di P da F2 cambia, ma la loro somma è sempre la stessa per tutti i punti che appartengono all'ellisse. La curva ha questa proprietà. Ok? Un modo semplice per figurarsela o disegnarla è questo: si può prendere una tavoletta di legno, si mette sopra un foglio di carta, si prendono due puntine da disegno, mettiamo le puntine da disegno in due punti diversi, poi prendiamo una cordicella più lunga della distanza F1 e F2, per esempio questa. Poi mettiamo una matita, teniamo le corde tese e tracciamo il percorso che è quello che definisce l'ellisse. Che dovunque io sposti la matita, chiaramente la corda non cambia di lunghezza, è sempre la stessa. Posso spostarla, ma la somma di questo punto dal primo e dal secondo fuoco sarà sempre uguale. E di fatto traccio un'ellisse. Quello che ottengo è una curva che, se perdonate il disegno, sicuramente non è perfetta, una cosa di questo tipo. Cioè una circonferenza, immaginatela schiacciata. Ok? Osservate che se nel caso in cui F1 ed F2 coincidano, che tipo di curva ottengo? Se nel caso limite in cui i due fuochi coincidano, ottengo una curva che conosco già, la circonferenza. Che in quel caso questo segmento e questo segmento coincidono, la loro somma diventa il raggio della circonferenza. Anzi, la loro somma è il doppio del raggio. Quindi se F1 ed F2 coincidono, questa lunghezza è uguale a questa, perché F1 ed F2 sono allo stesso punto. Quindi posso pensare alla circonferenza come un caso particolare di ellisse. L'ellisse è una circonferenza più generalizzata, che ha due, tra virgolette, centri che chiamo fuochi. Mentre nel caso dell'ellisse, il centro propriamente detto è il punto medio dei fuochi. Per l'ellisse si chiama centro il punto medio tra i due fuochi. Ok? Poi l'ellisse ha anche altre proprietà interessanti che vediamo meglio sfruttando le opzioni grafiche di GeoGebra.
Qui possiamo, per esempio, definire in questa opzione un'ellisse dati due fuochi e un punto qualunque esterno all'ellisse. Per esempio, mettiamo un punto meno 1 e l'altro in 1 per fare due scelte semplici. Proponiamo di fissare due fuochi, uno in meno 1, 0 okay. E l'altro in 1, 0. Fermiamo lì. F1, F2. F1. Indicando successivamente i tre punti, i due fuochi e A, GeoGebra mi traccia, fatemi ingrandire l'immagine, verifichiamo la proprietà che definisce l'ellisse. Prendiamo un qualunque punto sull'ellisse e chiamiamolo P. Ok. E calcoliamo la distanza di P da F1 e di P da F2. Prendiamo posizione segmento, da qualche parte dovrebbe esserci. Segmento. F1, P e P, F2. I due segmenti. Faccio indicare anche, capisco perché. Okay. A, che è il primo dei due, misura 2,66, il secondo B 1,37. Introduco la somma PF1 e PF2 calcolata come A più B. E la chiamo PF1 F2. E questa è uguale ad A piccolo più B piccolo, che sono le lunghezze dei due segmenti. La vedete?
se sommo questi due ho 4. Adesso spostiamo P. P e lo sposto sull'ellisse. Vedete che cambiano tutte e due le distanze, sia A che B. Allora la loro somma rimane identica. Ok? In accordo alla definizione del fatto che l'ellisse è l'insieme dei punti del piano la cui somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi è sempre la stessa. L'ellisse è una curva importante in tantissime situazioni, ne vedremo tra non moltissimo in fisica. Perché, non so se l'avete fatto anche in scienze, l'ellisse è la forma delle orbite dei pianeti. E quindi in natura l'ellisse appare in molte situazioni. Ma anche dal punto di vista dell'ottica ha una proprietà importante. Adesso la vediamo. Tutto chiaro fin qua? Facciamo un passettino indietro. Togliamo i due segmenti. Ok. E lasciamo il punto P generico sull'ellisse. D'accordo? Supponiamo di mettere una lampadina in F2. Cioè di mettere in F2 una sorgente di raggi luminosi. C'è una lampadina. Che succede? Beh, un generico raggio di luce che esce da F2 colpisce la superficie dell'ellisse, supponete di essere in una stanza a forma ellittica, di mettere una lampadina nel fuoco dell'ellisse e che la parete interna della stanza sia riflettente. Allora, come si riflette il raggio in F2, da F2 in P? Beh, prendo la retta tangente in P, tangente all'ellisse in P, che è questa, che è la retta che ha in comune con l'ellisse un unico punto, mentre tutti gli altri sono esterni all'ellisse. Questo è anche importante. Ed è quella che, se io andassi ad ingrandire, la retta che meglio descrive la curva in quel punto. Il nostro raggio di luce che esce da F2, possiamo rappresentarlo come una semiretta, okay, viene riflesso dalla superficie dell'ellisse in P. Che significa riflesso? Significa che il raggio di luce rimbalza letteralmente, cioè viene riflesso dalla superficie del punto P, in modo tale che l'angolo formato dal raggio incidente con la tangente è lo stesso dell'angolo formato col raggio riflesso. Detto in un linguaggio più semplice, il raggio riflesso non è altro che il simmetrico di quell'incidente rispetto alla tangente. Ricordate la simmetria assiale? È il raggio simmetrico. Prendo la simmetria assiale di della semiretta F2P rispetto all'asse che però non me la fa. Qui appena qualche difficoltà, scusate un secondo. Allora, voglio la simmetria assiale, ok, di questa semiretta rispetto a quest'asse. Eccola qua. Questa la coloriamo. Ignorate questo punto che è simmetrico di F2, non ci serve. Quello che ci serve è questo è il raggio incidente, si riflette in P, viene riflesso e doveva finire in F1. Questo è un caso? Non è mai un caso. Se sposto P,
dovunque io sposti qui l'immagine, la luce che esce da F2 si concentra in F1. Tutti i raggi uscenti da F2 vengono riflessi in F1. Quindi, altro esempio, se sono in una stanza ovale, sono nello studio ovale, mi metto in uno dei fuochi e parlo sottovoce, chi sta nell'altro fuoco sente molto bene quello che dico, perché tutte le onde acustiche si riflettono, certo, posto che la parete sia riflettente, non abbia asperità o imperfezioni, si riflettono nell'altro fuoco. Non è mai un caso. Ok? Domanda. Consideriamo ancora la simmetria rispetto alla retta tangente in P. E prendo il simmetrico di F1. Sono congruenti, hanno la stessa lunghezza. Perché? Corretto, perché? La risposta è semplice, eh? Perché sono simmetrici. La simmetria assiale è un'isometria, conserva le lunghezze. Quindi questo segmento è lungo come questo. Ma se PF1 è lungo come P, uno primo, allora quello che abbiamo chiamato, dove era? Ah, non l'ho scritto più. Qui F1 F2, ok, quindi questo segmento più questo segmento A e B ha la stessa lunghezza di F2 P F1 primo, perché queste due parti sono congruenti. Non solo, ma vedremo segmento F1, F1 primo. D'accordo? Allora, come abbiamo detto, questo chiamiamolo F1, F1 primo, ha la stessa lunghezza di F1P più PF2. Andiamo a individuare anche quei due segmenti e che qui chiama D ed E. La loro somma qui F1 F2 vale D più E, scusate, questo è F1' F2,
ho sbagliato. Questa F1 primo, F2 è quello che ci interessa, che è la stessa lunghezza degli altri due. Del primo fuoco, qui dal secondo fuoco è il segmento G e il segmento D, ok? Quindi sommeremo G e D, per cui allora P F1 F2 vale il segmento G più il segmento D. Questa volta torna, ok, adesso questa, sì, e F1, F2, F1 primo, F2, vale F, che è 4, avevo già scritto. La somma delle due distanze di P dei due fuochi è la stessa della distanza tra F2 e il simmetrico di F1, qualunque punto P io consideri. I numeri rimangono sempre 4. Ok, la tangente in P rispetto al segmento F1 primo, che cos'è? Vedete questo segmento? La tangente, questa retta qui, la tangente in P, rispetto a questo segmento, che cos'è? Non solo è perpendicolare, è qualcosa di più. È l'asse. È l'asse del segmento che va da F1 a F1 primo. Perché questo segmento è grande come questo. Questo è perpendicolare a questo. Il segmento I. Punto di incontro è lo stesso, secondo il criterio di congruenza i due triangoli sono congruenti, quindi questo segmento è lungo come questo. Riassumo, prendo un punto, ok? Un altro punto sono i fuochi, un altro punto la cui distanza da F2 e F2 sia maggiore della distanza tra i fuochi che quelli altri. Abbiamo scelto A, traccio l'ellisse e trovo A, la distanza PF2 e PF1 ha una somma costante per tutti i punti. B, i segmenti, le semirette meglio, che congiungono un fuoco con un qualunque dei punti dell'ellisse vengono riflesse
o per simmetria intersecano tutte, si incontrano tutte nell'altro fuoco e viceversa. Ok? Di conseguenza, se prendo la tangente rispetto a P, il simmetrico dell'altro fuoco individua sulla semiretta uscente da F2 e passante per P il simmetrico di F1, F1', e la distanza F1'F2 è la stessa per tutti i punti P, dovunque piaccia i punti P dell'ellisse. Ma se F2, F1 è costante, che tipo di curva descrive F1'? Qual è l'insieme dei punti equidistanti da F2? Una circonferenza di raggio F2, F1'. Ma allora ho trovato un altro modo di costruire l'ellisse. I nostri due fuochi, come prima, meno 1, 0 e 1, 0. Altri punti vanno bene, solo per esempio. E prendiamo una circonferenza che passa centrata in B, di raggio qualsiasi. Che è uno dei due fuochi. Prendiamo anche il segmento AB. E prendiamo l'asse del segmento AC, che è questo. Questa retta è l'asse di AC. E intersechiamo l'asse di AC con BC. Punto D. Al variare BC, però ci dovrebbe variare sulla stessa circonferenza. Se cambio C, D cosa descrive? Abbiamo appena visto, descrivo un'ellisse. Però voglio il raggio fisso, facciamo così. La circonferenza la raggio è, mettiamo 3. Ecco. Poi prendo un punto. Poi prendo il segno. E parte.
prendiamo l'asse C e intersettiamo l'asse con C. Al variare di C il punto D che curva descrive? Per quello che abbiamo visto descrive un'ellisse. Siamo sicuri di questo? Beh, proviamo a tracciarla in un caso. A, B, B. Questo potrebbe funzionare solo per quelli lì. Ma se io sposto C, D rimane sull'ellisse. Ok, vediamo anche questo, vediamo se funziona. Ok. Ho costruito una sequenza in cui, con quello che vi ho appena detto, costruiamo l'ellisse. Partiamo da la circonferenza con un dato raggio, che ho messo raggio uguale a 1, e XC è la scissa del punto che non è il centro. E costruiamo i due punti, 0, 0, e che è uno dei due fuochi, e C che ha scissa meno 0,5, più piccola del raggio della circonferenza. Prendo la circonferenza di centro O e raggio R, che è raggio 1, costruisco dei punti, in questo caso sono, quanti ne abbiamo messi? Una trentina, sulla circonferenza, tutti a intervalli regolari di angolo, cioè questi punti formano tutti con O lo stesso angolo. E questi li prendo, come prima avevo preso un solo punto, quindi ne prendo diversi per farne tutti nello stesso grafico, senza dover cambiare. Congiungiamo con O, ci sono tanti raggi della circonferenza, tutti di lunghezza 1, e prendiamo gli stessi per ognuno di questi segmenti che congiunge con O, ma anche con C, che è l'altro fuoco dell'ellisse. Dopodiché prendiamo, vedete queste curve tratteggiate? Sono gli assi dei segmenti OC, OP. Questi vengono intersecati con i segmenti che vanno da O al punto sulla circonferenza e le intersezioni vengono evidenziate in rosso. Qui è più evidente che la curva che ottieni è una, e se non ci credete, selezioniamo l'ellisse, fuoco in O, fuoco in C, passa per O, vedete che è la stessa che passa per tutti gli altri punti. Ok, quanto tempo rimane, scusate? Perfetto. No, un po' di meno. Tutto chiaro? Possiamo chiudere. A parte le proprietà geometriche delle ellissi importanti, a noi interessa anche le proprietà analitiche, cioè qual è l'equazione dell'ellisse. Se prendiamo nel piano cartesiano F1, F2, okay,
e prendiamo un ellisse che ha dei fuochi sull'asse dell'ellisse, che non ci sia una tuta di questo, ecco. Allora qui, diversamente dalla circonferenza, che ha una sola distanza notevole, che è il raggio, qui abbiamo due segmenti notevoli. Questo segmento, okay, è il suo perpendicolare. Questi due segmenti sono i cosiddetti assi. Quello orizzontale, no, era meglio in verde. Quello orizzontale, che se è quello più lungo, si chiama asse maggiore. In generale l'asse maggiore è l'asse passante per i fuochi. I fuochi stanno sull'asse dell'X, l'asse maggiore è l'asse su cui stanno i fuochi. Il suo perpendicolare è l'asse minore. Mentre prende il nome di semiasse la sua metà. I punti in cui l'ellisse interseca gli assi, questo punto, questo, questo, questo e questo, vengono chiamati vertici. L'asse maggiore di solito viene indicato con 2A, due volte A piccolo, per la quale ragione A piccolo è il semiasse orizzontale, mentre l'asse minore o l'asse verticale è indicato da due volte B piccolo, quindi B piccolo è il semiasse verticale. Quindi i vertici hanno coordinate A0, meno A0, 0B, 0 meno B, di piccolo. E l'equazione delle ellisse ha la seguente forma. X alla seconda fratto A alla seconda, coordinata orizzontale al quadrato fratto semiasse orizzontale al quadrato, più coordinata verticale al quadrato fratto semiasse verticale al quadrato, tutto uguale a 1. In queste condizioni i due fuochi hanno coordinate F1 è meno C piccolo 0, F2 C piccolo 0, dove C piccolo si chiama semi distanza focale, perché F1 e F2 è lungo 2C, e il valore di C è in relazione ad A e B nel seguente modo. C vale radice di A alla seconda meno B alla seconda, se ovviamente A è maggiore o uguale a B. Semiasse maggiore al quadrato meno semiasse minore al quadrato. D'accordo? Attenzione, ci sono anche ellissi che hanno i due fuochi sull'asse verticale, nel qual caso l'asse maggiore è quello verticale e l'asse minore è quello orizzontale, e per calcolare C i due vengono invertiti, sempre il maggiore meno il minore, solo questa volta se i fuochi sono sull'asse verticale il maggiore è B. Ok?
Un'altra grandezza importante per le ellisse è l'eccentricità. La misura è legata a quanto le ellisse si discostano dalla circonferenza. Eccentricità 0 vuol dire che le ellisse coincide con la circonferenza. E per l'eccentricità si prende la lettera E, che è data dal rapporto tra la distanza focale e l'asse maggiore, 2C diviso 2 volte A, se A è l'asse maggiore, quindi semplificando C su A, semidistanza focale diviso semiasse maggiore, se semiasse maggiore è A. Siccome C è più piccolo di A, stante questa relazione, l'eccentricità è sicuramente minore in generale a 1. Diventa uguale a 1 quando le liste degenerano in un segmento, cioè se B è 0. In quel caso però è degenere. Sarebbe meglio, forse sarebbe meglio dire minore di 1 e basta. In quel caso non è più una curva o un segmento. Se invece è 0, vuol dire che A e B hanno lo stesso valore, eccentricità nulla, i due fuochi coincidono, la distanza focale è 0. F1 e F2 sono entrambi nello stesso punto e ho una circonferenza. Concludo, nel caso in cui l'ellisse abbia i fuochi sull'asse verticale, allora B è maggiore di A, semiasse più grande quello verticale. L'equazione è sempre della stessa forma. Ma i fuochi hanno coordinate invertite. Cioè 0 la scissa e C-C l'ordinata. E C vale la radice quadrata di B alla seconda meno A. E l'eccentricità E vale C fratto B, perché B è semiasse maggiore stavolta. La prossima volta faremo qualche esercizio sull'equazione dell'ellisse. Quindi è chiaro? Va bene, ci prendiamo qua.